Allora, Burdel, io non sono una persona particolarmente high-tech, però ho ceduto al fascino del laser e oggi proveremo a realizzare un intarsio, che è una roba sempre un po' antica alla fine. Però prima di cominciare toccherà dire due parole su questo Falcon 2 della Creality, ovvero un incisore laser dotato di 22 watt di potenza e una lunghezza d'onda di 455 nanometri. Installarlo è stata una pataccata, mi è bastato collegare la testina del laser al ponte del plotter e collegare alla testina il tubo dell'aria compressa che serve a mantenere pulita sempre l'area di lavoro, soprattutto libera dai fumi. Ovviamente dall'altra parte del tubo dell'aria non è che ci sono io che soffio in una cannuccia, ma c'è un pratico compressorino con anche un regolatore della potenza. Ora però alimentiamo il laser, colleghiamo il cavo USB, accendiamolo e prepariamoci a lavorare. Ultima cosa, questo laser ha un'area di lavoro di 40x40 cm circa. Adesso basta, mettiamo su la nostra piastra per ritagli e cominciamo a lavorare. Ho preso un pezzo di compensato e un'impiallacciatura. Poi ho caricato il mio logo su Lightburn. Ho individuato l'area di lavoro, poi con un distanziale ho posizionato la testa del laser alla corretta distanza dal pezzo di compensato e ho avviato dopo aver regolato velocità e potenza del laser. A questo punto non mi resta che stare a guardare questo meraviglioso laser che fa il lavoro caricato, ovvero il mio logo inciso, e all'interno di quell'incisione poi andremo a mettere il pezzo di impiallacciato ritagliato che adesso appunto andiamo ad incastrare sulla base da taglio. Una volta bloccato con del nastro carta ho ricaricato il programma, l'ho avviato, ho atteso un po' e Burdel, questo è il risultato, sono riuscito a ritagliare il mio logo. Dopo non ho fatto altro che prendere, posizionarlo all'interno della parte incisa, con un po' di Vinavil messo con un pennellino così delicatamente lo sono andato a bloccare, carteggiatina finale, proprio raffinatissima, e poi una finitura con un olio particolare di cui parleremo un'altra volta. Però questo, Burdel, è il risultato, uno spettacolo!